la nostra puntata non può mancare una persona di un certo spessore. Buongiorno. Buongiorno, devo dire che mi siete mancati la scorsa settimana. Devo dire che anche tu mi sei mancato e devo essere sincera, ero un po' lontanina, se no, vabbè, ma la rifacciamo, abbiamo la prima settimana di giugno, un'altra intervista, quindi tranquillo che andiamo avanti. Recupereremo alla grande, dai. Allora, in diretta telefonica abbiamo Davide De Stefano, nonché proprietario delle gelaterie Cesare di Reggio Calabria. Buongiorno Davide. Buongiorno a tutti, buongiorno. Allora, come stai? Cosa mi racconti? E soprattutto vorrei che mi parlassi di quello che è successo nelle 2 settimane, perché io ti seguo sui social e so che il progetto Italico sta andando benissimo, e però vorrei che raccontassi ai nostri radioascoltatori e telespettatori un po' quello che sta succedendo in queste settimane. Certamente, abbiamo avuto delle grosse novità, grosse soddisfazioni e tanto per cominciare Italico si è affacciato al mondo vegano, è diventato vegan perché in occasione di una presentazione del muscolo di grano, che è un preparato vegano ad alto contenuto proteico, che verrà presentato il 6 giugno sulla pedana di Bleu de Thouars a Scilla Chianalè, in una cornice quindi favolosa. E andremo a presentare anche la prima versione vegana di Italico per accontentare anche le persone che hanno problemi di intolleranze, che hanno questa filosofia di vita vegana, che hanno preso questa strada. E quindi Italico fatto con mandorla al posto di ricotta, con la confettura di fichi macerati nel torcolato e quindi esplosione di gusto anche, non si rinuncia al nulla, ecco. Quindi ecco, anche questa è una bellissima soluzione per chi non vuole rinunciare al gelato, che è una cosa, cioè, come dire, di patrimonio universale. Esatto, Quindi no, una accontentiamo le due fasce, Antonella, accontentiamo chi ha fatto questa scelta per scelta proprio di vita, ci alimentare sono varie anche vita motivazioni, sì, e chi assolutamente. invece ha dei problemi di intolleranza magari per il latte e quindi è costretto a non poter mangiare delle preparazioni buonissime. Quindi accontentiamo gli uni e gli altri. La domanda te la devo fare, come gusto, com'è? No, molto, molto buono. Il maestro Gilles Carbone, che è un maestro di Milano che è specializzato proprio nella produzione di questi gelati utilizzando latte bio, latte di riso, ha preparato questo italico e devo dire che la differenza è poca, cioè è buonissimo, Quindi si può, veramente ma tu lo buono. sai che tanto io lo assaggerò e poi ti faccio sapere, anche perché Senz'altro. la settimana scorsa sì, sono stata, devo dire che ho assaggiato il cannolo scomposto. Buonissimo. Mamma mia, ragazzi, io che vi devo dire? Non me lo, cioè non, chi mi guarda in questo momento in televisione, la mia faccia dice tutto. Poi con quel pistacchio, guarda, mi hai Quello è veramente. stato il cannolo proposto al Gambero Rosso in Sì. occasione della trasmissione, che ha avuto un riscontro notevole, proprio buonissimo. E quindi questo lo devo dire, io non potevo non assaggiarlo perché giustamente sei lo sponsor, come faccio a non assaggiare i tuoi prodotti? Mi devo immortalare per questa giusta causa. E allora, e poi io so anche altre novità che vorrei che tu me ne Sì, la raccontassi. seconda ancora Sì. più grossa, praticamente un paio di giorni fa Italico è approdato in Brasile. Dopo i portoghesi siamo arrivati in Brasile con Italico. Reggio Calabria è sbarcata in Brasile, il maestro Palmiro Bruschi assieme a un'altra serie di maestri italiani e nostri consociati ha proposto Italico. La cosa più bella è che non avevano come ingrediente principale la ricotta e Sì. quindi cosa hanno fatto? Hanno preparato la ricotta partendo da zero, partendo dal zero del latte. Quindi si sono preparati la ricotta e poi hanno costruito Italico, hanno realizzato la preparazione. Quindi proprio una cosa pazzesca, soddisfazione grandissima. Quindi abbiamo sdoganato Italico anche in Brasile. Ecco, questo è una grande soddisfazione. E devo dire che poi mi ha raccontato, se non ricordo male, che fai parte di una giuria? Ah sì, oh, Ah! non dimentichi nulla, Ma guarda, Antonella, io proprio, e anche che io che miseria. io ti seguo tantissimo sui social, io voglio anche ricordare, prima cosa che vorrei che ricordassi, come poter conoscere, seguire Progetto Italico, ma soprattutto se qualcuno volesse far parte, come fare.
Abbiamo la nostra pagina Facebook Italico, oppure c'è la pagina della gelateria Gelato Cesare, o magari Gelateria Barbarossa, che è un altro maestro gelatiere che collabora con noi per il progetto Italico. Ci potete contattare, darci i vostri suggerimenti, le vostre idee, i prodotti che vorreste, insomma, proporre e diffondere a livello nazionale e internazionale, e noi, insomma, ci studieremo qualche cosa e vi risponderemo sicuramente. Comunque. Ecco, questo è importante. Poi, quindi, social, sei proprio, tu sei molto social, questo ci piace. Sì. E il 6 giugno che succede? E allora, dal 2 al 4 giugno, 2, okay. 3, 4 giugno ad Acireale, sì, c'è il Festival della Granita Siciliana. No, vabbè, io ti sto odiando, no? No, vabbè, non... Si chiama Nivarata, praticamente perché la granita ha un'origine antica, veniva fatta con la neve, quindi Nivarata. E devo dire che questo festival è molto importante perché ha sdoganato la granita siciliana, l'ha fatta conoscere in tutto il mondo, e quindi molto importante, molta risonanza. E poi la granita non è solo una preparazione fatta con della frutta a chilometri zero, dei prodotti a chilometri zero. La granita è ambiente, cultura, è il posto dove viene consumata, è emozioni. Quindi è tutto il contesto. E in quindi cui ricordiamo, tu vai a mangiare. Questo evento partirà dal 2 giugno? 2 giugno. Fino 2, 3, al 4 giugno. 2, 3, 4, dove? Perfetto, ad Acireale. Vi aspettiamo perché ci saranno granite di tutti i tipi e maestri granitieri provenienti da tutta Italia. Beh, ho capito che domenica devo fare un salto, cioè... È un grosso sacrificio. Mamma, grosso, no, vabbè, mi stai rovinando. Ragazzi, se non sentite domenica dedicata, il 4 giugno, mi pare che è una domenica, oggettivamente, avete capito che io sono con Davide ad assaggiare tutte le granite di questo mondo, anche se la mia preferita è Gelsi. Buonissima, non mancherà sicuramente. Mamma mia, Gelsi e pistacchio. Sabato alle ore 17 verrà presentato lì in quel contesto, sì, anche Italico, perché non poteva mancare neanche lì. E poi, sorpresa delle sorprese, mi ha messo in giuria al concorso del gelato, insieme al maestro Angelo Musolino, che è presidente dell'APAR, conoscono tutti, grosso professionista, e poi al maestro Cappello. Tanto di Cappello. Della Sette Veli, porca che quindi sono emozionatissimo. Quindi, ricapitolando un attimo, allora il 2, 3, 4 giugno c'è questa manifestazione ad Acireale della Granita, dove ci sarai anche tu col progetto Italico, sì, giusto? Poi, se non ho capito male, fai parte della giuria di qualità. Esatto, e andremo a fare questo duro, sporco lavoro, ad assaggiare tutte queste immagino, cose poi con il maestro che ha fatto la Sette Veli, che cavolo, che tu pensi che non te le... È veramente un onore. Mamma andare mia. A fare questa esperienza con loro, veramente mi sento onorato di io far vedi parte che prima questo... parlavo della prova costume, poi andiamo a parlare di queste cose qua, ma chi se ne frega della prova costume? No, ma io l'ho provato il costume, Antonella. Sta bene? Si asciuga, a posto. Fantastico, no, devo dire che è meraviglioso. Una domanda, il progetto, per esempio il gusto Italico con la granita, avete creato qualcosa? C'è... Sì. Quindi... C'è una granita di ricotta, anzi, sì, ora sai cosa facciamo? Diamo una ricettina anche a casa. Vai, allora, aspetta vuole, un attimo, prendete carta e penna, ragazzi, ragazze, via, perché Davide sta dando qualche dritta, vai. E allora, se volete preparare una granita di ricotta a casa, molto semplice, innanzitutto se amate i sapori forti e decisi, ricotta di pecora, rigorosamente. Se magari avete dei bimbi e volete un sapore un po' più blando, più tranquillo, usate quella mista o vaccina. Comunque, in entrambi i casi avrete una preparazione ottima. E allora, la proporzione è questa, 300 g di ricotta, 200 g di latte, 100 g di zucchero, molto semplicemente. Allora ricordate questa proporzione, 3, 2, 1. Quindi 300, 200, 100 grammi. 3, 2, 1, okay, e non potete sbagliare. E allora frullate il tutto e poi chiaramente chi ha la gelatiera utilizzerà una gelatiera, queste qua portatili, piccoline, che ormai si trovano un po' dappertutto, altrimenti la mettete in freezer, in un recipiente, sì, e ogni tanto, ogni mezz'oretta andate a mescolare, a staccare, diciamo, il composto che rimane sulle pareti, fino a quando non si ottiene una consistenza omogenea
Io vi assicuro un'esplosione di gusto. Quindi la cosa bella qual è? Avete una base di granita di ricotta, la potete guarnire con il pistacchio, il cioccolato fuso, i frutti rossi, cioè con una granita fate 10 accostamenti diversi. Cioè, fantastico, è anche facilissima, devo dire. Sì. Allora, ricordate, 3-2-1, molto semplicemente. 300, 200, c'è qualche cosa, per esempio lo zucchero normale o di canna? Normalissimo, normalissimo, va bene, okay. Lo zucchero vabbè, normale. Vabbè, setacciaro ovviamente, la ricotta, il solito, no? Sì, io direi di frullare il tutto in maniera abbastanza grossolana, così rimane qualche pezzettino. Sai, poi a casa le preparazioni non devono essere così precise, perché il prodotto va consumato immediatamente, quindi non ha problemi. Secondo di struttura, me non dura non neanche. Ci stai, Davide, la prossima settimana mi dici un'altra ricetta? Perché no? Ecco, con grande piacere. Un'altra settimana, che poi il 2, tu il 4 sarai lì, ti telefono, tu sarai direttamente in. E allora cerchiamo di fare qualcosina, sì, dai, vediamo un pochettino di aggiornarci, magari facciamo una diretta da lì. Sì, infatti quello, poi non lo so, può essere che vengo direttamente da lì, non diciamo niente, nel senso che noi siamo work in progress, no? Stiamo cercando, quindi può essere. Allora io volevo ancora ricordare i tuoi punti vendita, che sono insomma il chiosco Cesare all'inizio della Via Marina, che quello è conosciutissimo, secondo me non è che abbiamo tanto da dire. Guarda, ieri è venuta una ragazza che mi ha fatto sorridere. Mi ha detto: devo dire che avete sempre lavorato bene, ma ora vi state veramente migliorando. Porca miseria, grazie. Grazie. Quindi ricordiamo il cono da passeggio, chiosco Cesare, tu prendi il tuo cono, tutti i gusti. Invece, se noi vogliamo sederci, gustare qualcosina belli, seduti. Una granita, un cannolo scomposto, centri fugati, esatto. Vari. Poi ho visto che ci sono le mini porzioni di semifreddo. Mamma mia, sì, quelle sono eccezionali, quella è un'esplosione di gusto. Queste esplodiamo in tutti i sensi, io lo dico perché quando sono l'altra volta, guarda, non sapevo cosa mangiare il primo, ho detto vabbè, fermiamoci ora al cannolo, poi piano piano assaggio tutto il resto. Quindi, comunque l'accoppiata è gelatino e poi passeggiatino in Via Marina, così si smaltisce. Giusto, non ci sto, assolutamente. Quindi ricordiamo il chiosco e poi l'altro che è nato da un annetto, che è la pastrice. Perfetto, là ci si può sedere, gustare, che poi, ripeto, è lo stesso gelato. Sì, identico, la ricettazione uguale, proprio non nella composizione. E si trova progetto, e si trova anche gusto italico. Certo, italico non può mancare. Poi italico, io lo voglio ricordare, è un progetto di collaborazione, cooperazione e fratellanza di tutti i professionisti, perché dobbiamo diffondere questi messaggi positivi, perché siamo stanchi proprio di cose negative. Dobbiamo portare avanti i valori sani della Calabria, che vuole andare avanti e vuole portare tutti i prodotti del territorio alla ribalta, vuole portare tutte le eccellenze alla ribalta. Questo è il segnale che vogliamo trasmettere sempre di più. E noi lo diciamo, sante parole, grazie a Davide De Stefano, Pasticceria Cesare, questo progetto meraviglioso italico, l'unione fa la forza e possiamo spaccare ovunque, no? Il gusto che tutti uniti si vince, il gusto che spacca come sapore, ma unisce nella realtà, perché siamo tutti uniti. Beh, e fantastico. Uniti si vince. Grazie Davide, noi ci sentiamo la settimana prossima. Un saluto a tutti, un bacio a tutti, ciao. Un bacione, grazie. Il nostro caro Davide, che è stato, che è il nostro sponsor ufficiale, che lo avremo anche la settimana prossima, insomma cercheremo di recuperare il 21, dove io mi sono assentata, quindi colpa mia, e noi siamo giunti al termine per questo programma. Questi ultimi 10 minuti li abbiamo dedicati un po' al gusto, avete spero preso la ricetta 300, 200, 100 grammi, e la settimana prossima vedremo le sorprese direttamente da Cireale, e chi lo sa se troverete anche Antonella, che va direttamente da Cireale per voi, vado ad assaggiare solo esclusivamente per voi. Un bacione a tutti, buona domenica, voi non cambiate, perché qui la musica non si ferma mai.